una partita importante oggi. È una giornata importante, si assegnano gli ultimi tre posti. Partita che inizia in questo momento con il Montesilvano che dà il calcio d'inizio, con Cuzzolino che manovra subito il lancio a cercare Calderolli, subito il destro al volo altissimo, ancora Calderolli attaccato da Maurizio che per un attimo sembrava aver recuperato il pallone, poi il pallone che in qualche modo arriva a Sergio Romano, errore però, non si intende, sul sinistro non passa il pallone, Romano allontana, poi attenzione a Cuzzolino che si libera e va a sinistro, deviazione di Sergio Romano, poi in un secondo momento il pallone, Maurizio prova ad andare via per vie centrali, poi serve Maxi Rescia, la conclusione di Rescia, ottimo intervento di Mammarella, occasione con Gianco Genzano, a piccoli passi si la centra, poi la frenata va a sinistro, pallone Velasquez, rientra nel frattempo la difesa della Gianco, Velasquez sempre palla tra i piedi, Burato, la conclusione al volo, si è coordinato benissimo il numero 7 del Montesilvano e prova a limitarne l'azione, Calderoli allora si appoggia a Velasquez che va alla puntata, una deviazione, Diogo bravo con il piede, tendono però i giocatori di Ricci, quindi riparte la Gianco, già sono a spazio per tentare il destro sul corpo di Mammarella, poi il lancio per Mentasti, lo rinchiudono in due, la conclusione di Mentasti, prova, si lascia ingannare Mammarella che ha già rimesso in gioco, attenzione all'uscita di Diogo Colombo che ha varcato la linea dell'area di rigore, ignora, deve puntare la difesa del Montesilvano, va la conclusione, ha trovato lo specchio della porta, bravo con i piedi, il ottimo riflesso di nuovo Paulinho che va ad incaricarsi di questa battuta, retropassaggio per Maxi Rescia che tenta la battuta di prima intenzione, non dire, è di quelli veramente bravi, però Grana ci prova e trova lo specchio della porta, Mammarella risponde, riparte il Montesilvano con Burato, riesce a mettere al centro Diogo, Grana, il lancio per Maxi Rescia che arriva con un pizzico d'anticipo rispetto a Mammarella a fare il muro in prima battuta, arriva il fischio dell'arbitro, Velasquez lascia per Cuzzolino, il sinistro di Cuzzolino trova la rete, 1-0 per il Montesilvano, 4 minuti e 26 al termine del primo tempo, da un salto forse la Gianco ma probabilmente non c'è tempo, ci prova infatti dalla distanza Grana, ma finisce qui il primo tempo, suono della sirena, Gianco chiude sotto 1-0 grazie al gol di Cuzzolino quando mancavano 4 minuti e mezzo al termine direttamente sul calcio di punizione, noi di calcio a 5 si riprende il secondo tempo di Gianco Genzano, anzi Montesilvano con Gianco Genzano, Maurizio, zona centrale, Giasson prova a girarsi, va alla conclusione con il destro vicino allo specchio della porta, ma palla che Burato riparte, 2 contro 1, attenzione Burato, palla sul destro, Grana chiude bene, ancora Grana su Burato, Burato possesso palla ancora del Montesilvano, Burato in area di rigore, Fantasele sulla linea di porta, Giasson con Gianco Genzano, Grana ha dato modo alla sua squadra di ripiazzarsi, ancora una conclusione al volo di Cuzzolino, Grana chiuse anche Maurizio, Cuzzolino, Calderolli, destro di Calderolli, ottimo intervento di Diogo Colombo a togliere il pallone dallo specchio della porta di Stefano Mammarella, arriva il fischio del direttore di gara, parte Grana, si muove la Gianco, Grana va direttamente alla battuta, Mammarella chiude ancora con i piedi, chiuso però, prova il scambio con Paulinho, guadagna qualche metro Paulinho, va alla battuta, la posizione molto defilata ma non va lontano, punta Velasquez, palla sul sinistro, Crema prova la conclusione, controtempo, Mammarella respinge, poi Crema prova anche di... Vedremo Velasquez che si allontana, Cuzzolino va alla conclusione, colpisce in pieno Diogo questa volta, pallone che... del caos sul campo del Napoli, rimonta. Attenzione però Calderolli, Calderolli va alla battuta, su... Crema. Crema prova a saltare, Velasquez va alla conclusione con il sinistro, non trova lo specchio della porta. A Fantasele, Crema prova ad aggirarlo, arriva anche Cuzzolino in chiusura, portano via il pallone il giocatore del Montesilvano, Junior chiude il triangolo con Fantasele, il sinistro di Fantasele, non trova la porta. Servizio per Romano, non riesce a far filtrare, lo chiude Burato, termina a terra, attenzione a Cuzzolino contro Diogo, Cuzzolino, Diogo, chiude Diogo, grandissimo intervento, palla in calcio d'angolo per il Montesilvano, si salva ma di Montesilvano, gol nel primo tempo di Cuzzolino. Che ora chiude il triangolo con Calderolli, Calderolli può andare, il servizio per Tosta, non si chiude. Pallone attaccato da Burato e Cuzzolino, attenzione Calderolli, il destro di Calderolli, palla sul fondo. Non in qua. Maurizio all'indietro, Rescia, anzi Manuel Crema non trova. Crema. Grana. Rescia, ancora Grana. Il destro di Maurizio, Brescia, e il gol del pareggio della Gianco Genzano, 1-16 al termine della partita, il gol di Maxi Rescia segna l'1-1 qui al Palaroma di Montesilvano e in questo momento Gianco Genzano e Montesilvano sono entrambe in Final 8, tutto ovviamente dipende da cosa succederà ancora sul campo di Cercola, ma con l'1-1 intanto la Gianco è sicura della qualificazione, al momento anche il Montesilvano è dentro, manca 1 minuto e 16 secondi
e time out per la formazione di Mister Reed. Ultimi secondi, 9 secondi a termine. Il risultato va bene entrambe, si conclude qui, stanno scorrendo gli ultimi 3 secondi mentre finisce a Cercola, 4-3 per il caos sul campo del Napoli, 1-1 tra Montesilvano, ecco Gianco Genzano qui al Palaroma di Montesilvano. Lago Gianco Genzano al pari del Montesilvano parteciperà alla Final 8 di Coppa Italia 2012-2013.